Bentornati, bentrovati. Siamo sempre su Andilam Art e anche questa volta siamo qui insomma per rendere omaggio a un'altra delle vostre opere. Grazie. Ma stavolta abbiamo con noi anche Giuseppe, quindi è onore. Allora, parlateci un pochino di questo film e soprattutto del personaggio principale che è Matilde di Canossa. Raccontateci. Allora, una donna dal peso specifico del piombo, siamo intorno all'anno 1000, è una feudataria ma è una donna di una grandissima modernità. E perché raccontarla in maniera tradizionale? Ma no, noi non siamo tradizionali, ormai lo sappiamo, siamo anticonvenzionali, per cui ci siamo inventati questo personaggio che è una a metà tra Tio Makeup e la Ferragni. Vi dico solo questo. Vabbè, era una donna che sapeva usare i social, sapeva sapeva fare la media strategy, media, proprio così. Quelle robe brutte. Media, è latino! Per cui era una donna super moderna, super all'avanguardia, che ha cambiato non solo il suo tempo, ma tutto quello che dopo di lei è accaduto. Per cui bisognava raccontarla. E per fare un viaggio attraverso il tempo, ma che fosse divertente, pop, curioso, intelligente, dovevamo trovare una persona intelligente, curiosa, divertente e Susie Blade. Bellissima, naturalmente. Certo. No, certo. No, in realtà quando mi hanno chiesto di fare un personaggio, mi hanno portato a fare il vestitino del personaggio, cioè di quello che dovevo fare io. E ho capito benissimo che volevano una specie di Piggy assieme all'insegnante di Harry Potter. Esatto. No? Quella cattiva, cioè volevano Dolores quel tipo, Umbridge. Esatto. Volevano quel personaggio lì, cioè una professoressa che racconta la storia di Matilde di Canossa, però insomma divertendosi e divertendo la gente, perché poi la storia di Matilde è raccontata come l'hanno raccontato questi due autori, ma lui poi è serissimo, voglio dire, anche dietro. No, però lui è, però lui è più serio, nel senso che è veramente il professore. No, che sa le cose, e quindi però non è detto che per raccontare la storia di un personaggio come Matilde bisogna far annoiare tutti, no? Cioè ci si può divertire. Sì. Ed effettivamente la storia non è mai stata così divertente anche con la signora Matilde. Infatti mi chiedevo proprio questo, no? Perché oggi ho studiato, sono andata a leggere tutta la storia e ho visto una serie di date, di situazioni, ho detto caspita, il personaggio è impegnativo, quindi renderlo in maniera semplice. È difficile. Come la preparazione, quindi sei preparata in questo a fare, naturalmente cercando di capire chi era il personaggio. Ovviamente. Però tutto quello che è stato scritto su di lei, no, in modo molto pedante, in fondo lo puoi reinterpretare negli aspetti più ironici e simpatici. Nel senso che lei era un influencer sicuramente, fantastico. Nel senso che ha fatto proprio, cioè la sua epoca, il suo tempo l'ha determinato. E poi usava i social, come dice Diego, no? Ma benissimo, aveva la rete, ma la rete non era la rete nostra, era la rete di Castelli, no? Che comunicavano l'uno con l'altro e potevano dare dell'informazione immediata. E poi tutto questo tipo altre informazioni. Ma diciamo, buttiamo lì anche due altre tre cose, cioè ha avuto il Toy Boy, esatto. E sapeva usare le emoticon, altro che adesso in me, cos'è che ci sono? Memoji, no, lei era molto prima, ha fatto uscire un instant book illustrato, la prima biopic uscita illustrata, cioè era una avantissima quando non c'era stampa, aveva già gli instant book. E poi ci teniamo a dire che finalmente stasera
Matilde torna a Roma, perché è dal 1636 quando Papa Urbano VIII l'ha riportata a Roma e le ha fatto un monumento così con uno scultore proprio di quelli ultima, Danilo. Bernini, niente più po' di meno che Lorenzo Bernini. Fantastico. Che la colloca poi vicino alla Porta Santa, quindi prima donna e finanche laico, come dice Susi nel film, che si aggiudica il primato di essere in San Pietro. Ma non è santa. Ma senza essere quello, santa. Quello non è riuscito a fare, perché poi forse, non so, non si poteva, no? Al tempo, cioè, forse in realtà non, insomma, aveva, non aveva ancora le non carte. Non aveva le caratteristiche. Però adesso beata. L'avrebbero fatto. Sì. Oggi sì, sicuramente, anzi anche in fretta. Però per noi è santa, nel senso che è veramente un personaggio riscoperto. Poi ha degli lati rose, dei lati oscuri probabilmente, cioè, no? Tutti, a tutto, diciamo. Tutti, però l'importante è che ci sia stato un personaggio così importante nel 1000 che ha determinato la storia di tutto un territorio, e ancora adesso noi ne risentiamo di quella storia. Ma, no? E poi non diciamo una cosa fondamentale, perché noi siamo... È una donna sola che governa il mondo. Per cui girl quello power. Succede quando si è feudatarie. Come minimo bisogna essere feudatarie. Meglio se regine. Esatto. Che dire, io grazie a loro scopro sempre grazie personaggi nuovi che non conoscevo. Quindi direi che, voglio dire, venite a vedere il film. Sì. Dove lo potremo trovare, a proposito, prossimamente, se c'è una... Certo, allora noi abbiamo... siamo quelli di lunga durata, nel senso, questo ci tengo a dire. Andiamo piano, ma arriviamo dappertutto, ovunque. Per cui sono già 2 anni e mezzo che portiamo nelle sale il film. Adesso, l'altro ieri sera eravamo a Montebello, dove Matilde ha avuto una gran battaglia e ci ha dato giù di batosta a Enrico IV. Poi a fine mese ritorniamo tra Bologna e a dicembre, siamo l'11 dicembre a Bologna. E poi basta seguirci sulla pagina della signora Matilde. La signora Matilde, ci trovate su Facebook e su Instagram. Perfetto, non avete scuse, per cui venite. Vi aspettiamo. Grazie. Ciao. Ciao e grazie a voi. Grazie. Ciao, okay. Laurea, una triangolare. Ok, siamo anche qui con Luciano Manzanini, se non sbaglio. Sì. Perfetto. E il magro dei gemelli Ruggeri. Sì, ok. E anche lui è nel film. Raccontaci un po' il tuo personaggio all'interno della signora. Il personaggio sono 8. 8 personaggi. Sì. 8 personaggi. Ragazzi. E non tanto perché non ci fossero soldi per pagare 8 attori. Quindi non è un problema di budget, i soldi c'erano e come, ma io ho partecipato a tutti i provini e ahimè li ho vinti tutti, per cui... Sì, allora, c'era Richard Gere, Rodolfo Valentino, è morto, c'era anche lui. Comunque, Gabriel. È morto. Marlon Brando. Gabriel Garco. Martufello. E ha vinto tutti i personaggi lui. Quindi in pratica in questo film sei molto poliedrico, cioè cambi caratterista. Non mi caratterizzo particolarmente, però sono sempre me stesso ma con costumi diversi. Certo, quindi questa cosa mi incuriosisce ancora di più, quindi un altro motivo per venire a vedere la signora Matilde. Certamente, perché è una specie di Bracchetti senza trasformazione. Ok, velocissimo come Bracchetti. No, cioè sono velocissimo perché rimango uguale. Ok, e a me questo mi incuriosisce, quindi lo vedremo molto volentieri. Ringraziamo anche Luciano. Grazie. Per l'intervista. Grazie e a te. Ci vediamo in sala. Oh, sono già cambiato. Cioè, è diventato un po' più chiaro della prima volta. Grazie. Grazie mille. Grazie.